Nel 1932, due figure nell'Italia del Sud pressoché coetanee erano all'attenzione dei concittadini e delle autorità religiose e politiche. Un uomo, un frate, e una donna, una suora. Entrambi manifestavano qualità soprannaturali, entrambi le stimmate, entrambi il dono della profezia. Entrambi l'osmogenesi che li circonfondeva di intenso e misterioso odore di fiori, entrambi in grado di suscitare devozione e preghiera con guarigioni ed eventi ritenuti prodigiosi. Su entrambi gravava la dura condanna della Chiesa, come simulatori e millantatori. La storia del primo proseguirà tuttavia negli anni a venire ancora a lungo. Reintegrato nel 1933, vivrà fino al 1968, sarà dichiarato venerabile nel 1990, beato nel 1999 e santo nel 2002. La storia dell'altra invece si arresterà in quel fatidico 1932, il 13 settembre, il giorno, il mese e l'anno della sua morte. Di lei si attenuerà progressivamente la memoria, nonostante alcuni eventi ritenuti miracolosi anche post mortem. Non è stata dichiarata santa, né beata, né venerabile, malgrado ci sia un processo di beatificazione avviato nel lontano 1983 e tuttora in via di definizione. Il primo è Padre Pio da Pietrelcina, la cui fama di santità oggi non ha confini. La seconda è Suor Chiara di Mauro da Siracusa, a suo tempo detta la monaca santa, ma di cui anche i suoi stessi concittadini hanno quasi perso la memoria. Iniziamo da qui. Bentrovati amici di Padre Pio TV, siamo sul canale Facebook della pagina dell'emittente dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, perché oggi con Zoom Meeting vogliamo essere virtualmente in Sicilia, a Siracusa, per parlare di una serva di Dio che ha incrociato un po' quella che è stata anche la vita di San Pio da Pietrelcina. Parliamo di Suor Chiara di Mauro e lo vogliamo fare con gli amici di Suor Chiara. Infatti oggi siamo in compagnia di Marilena Mangiafico. Ciao Marilena. Ciao. Siamo con Don Andrea Zappulla. Siamo con Tiziana Conigliaro. Ciao. Ciao Anna Fazio. Ciao, buonasera a tutti. Siamo con Carmelo Scandurra anche Buonasera a tutti, grazie. e con Rosanna Petrillo. Ciao. Avremo modo di conoscere meglio un po' tutti voi, anche perché ci parlerete di diversi aspetti di questa straordinaria serva di Dio, che le spoglie sono custodite nella chiesa conventuale dei Frati Cappuccini se non sbaglio, nella cappella di Santa Rita, Maddalena. Sì, nella cappella di Santa Rita, all'interno dei frati cappuccini, della chiesa dei frati cappuccini. Bene, terremo un po' compagnia agli amici della pagina di Padre Pio TV, terremo compagnia anche agli amici della pagina di Suor Chiara, della pagina Facebook, anche perché, Marilena, se vuoi correggimi, questa doveva essere una conferenza già organizzata e programmata nel mese di marzo, se non sbaglio, febbraio. Infatti, doveva essere fatta il 15 di marzo nella chiesa di Grotta Santa, un quartiere molto caro a Suor Chiara. Purtroppo, a causa della pandemia, abbiamo dovuto annullare tutti gli incontri in programma. E infatti, per quello ti ringrazio, anche perché ci stai dando l'opportunità di far conoscere Suor Chiara anche attraverso il canale Facebook di Telepadre Pio TV, che sappiamo essere molto visitato. Grazie.
Grazie. Noi intanto abbiamo già avuto modo di introdurre il tema, nel senso che abbiamo avuto modo di ascoltare e vedere un video che ci parlava un po', dove tu ci parlavi un po' di Suor Chiara, di questa donna. Ma ora entreremo proprio nel vivo. Ognuno di voi so che ha preparato, ci racconterà delle sfaccettature della vita di Suor Chiara. Abbiamo tra l'altro anche Don Andrea che ci dirà anche a che punto è questa causa, come è stata ripresa, insomma ci racconterà anche un po' la storia della causa. Però prima di cominciare volevo subito presentarvi, quindi presentiamo Marilena Mangiafico, che ha studiato presso l'Istituto San Metodio, conseguendo la laurea magistrale in scienze religiose e l'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. La vita di Suor Chiara di Mauro è stato oggetto della sua tesi di laurea e di ulteriori approfondimenti e studi legati ai suoi carismi, alle sue manifestazioni di santità che ne hanno determinato nel 1983 l'apertura della causa di beatificazione che è ancora in corso. Dobbiamo dire anche grazie a Marilena, perché se Suor Chiara è stata un po' ripresa, rivisitata, ecco, è ritornata un po' alla luce, tra virgolette, dobbiamo dire proprio grazie agli studi di Marilena, infatti autrice del libro Suor Chiara di Mauro, una mistica tra il chiostro e il secolo. Lei introdurrà la figura di Suor Chiara dalla vita secolare, difficili rapporti col clero, del tempo, per concludere con accenni sulla causa di beatificazione che avremo modo anche con Don Andrea soprattutto di approfondire. Poi è con noi anche Tiziana Conigliaro, una laurea in psicologia clinica e della riabilitazione, una laurea in scienze politiche, terziaria francescana presso la parrocchia di Maria Santissima della Misericordia e dei Pericoli dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa, ed è anche una parente lontana di Suor Chiara. Infatti ci parlerà dello spirito francescano di Suor Chiara, caratterizzato dall'amore per tutte le creature di Dio che stiamo ascoltando in sottofondo, e ce ne parlerà a breve. Poi abbiamo anche Anna Fazio, fa parte da oltre 20 anni del cammino neocatecumenale, svolge un servizio di catechista nella parrocchia di Maria Santissima della Misericordia e dei Pericoli di Frati Minori Cappuccini di Siracusa, e tratterà della spiritualità di Suor Chiara in una breve riflessione catechesi sulla carità. Con noi è anche Carmelo Scandurra, laureato in archeologia, impegnato come catechista nella parrocchia di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa e in attività culturali con i frati minori della Sicilia. Parlerà di mistica, di miracoli nel quadro della storia del cristianesimo. Ancora è con noi Rossana Petrillo, che ha conseguito la laurea magistrale in scienze religiose e l'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, impegnata attivamente nel sociale, si soffermerà in particolar modo sulle guarigioni prodigiose avvenute per intercessione di Suor Chiara di Mauro, con particolare attenzione a quelle che riguardarono bambini, le cui drammatiche condizioni di salute avevano proprio spinto i genitori disperati ad invocare anche l'intercessione della monaca santa. Con noi vi è anche la parola, insomma, ufficiale della Chiesa, Padre Andrea Zappulla, il postulatore per le cause dei santi, docente di diritto canonico, vicario giudiziario aggiunto dell'Arcidiocesi di Siracusa, cancelliere arcivescovile, con una laurea in teologia, dottorato in diritto canonico, abilitato dalla stessa congregazione, 3 master alla LUMSA, mediatore familiare. Beh, Don Andrea, ci sono tanti titoli, ed è importante metterli in evidenza, soprattutto perché quando andiamo ad affrontare delle tematiche abbastanza particolari, poi anche la stessa storia di Suor Chiara che ci fa molto riflettere, soprattutto per quella che è stata la sua vicenda terrena, ma possiamo anche rivedere un po' e soprattutto pensare alla sua vita, con quanto e tanto bene che ha fatto alla gente di Siracusa, a tutti coloro che l'hanno conosciuta, e quindi gli stessi amici di Suor Chiara. Io vi ringrazio innanzitutto per avermi dato anche voi questa possibilità di conoscere meglio Suor Chiara e allo stesso tempo di riportarla alla luce, quello che state facendo voi, perché può ancora oggi dare e fare bene alla stessa Siracusa e a tanti, a
tanti che incroceranno la loro, spero presto, incroceranno la loro vita. Allora, cominciamo subito, lo facciamo direttamente con l'autrice del testo. Ecco, io volevo anche dare subito la parola a Marilena, proprio perché lei ha organizzato, promosso questa allora conferenza che doveva essere tenuta, ma questa videoconferenza per portare nel mondo la vita, la spiritualità, il messaggio della stessa Sorchiana. A te Marilena. Ringrazio Francesco. Io, prima di cominciare a raccontare la storia di questa nostra concittadina, volevo spendere qualche parola in merito all'associazione che stiamo andando a costituire insieme agli amici di Suor Chiara di Mauro, un'associazione che è finalizzata soprattutto a diffondere la fama di santità di Suor Chiara nella speranza di una ripresa della causa di beatificazione. Proprio per questo motivo, qualche mese fa abbiamo iniziato un nuovo circuito di incontri dal titolo Siracusa, luce divina e sacro suolo. E lo scopo è quello di mettere a confronto la figura di Suor Chiara con altri esempi di santità più famosi. Il primo incontro infatti è stato Santa Lucia incontra Suor Chiara, quindi due siracusane, la prima conosciuta in tutto il mondo, Santa Lucia, la seconda Suor Chiara, conosciuta invece poco anche dai suoi stessi concittadini. Il secondo incontro, appunto, è quello che stiamo trasmettendo adesso, San Pio incontra Suor Chiara. Queste due figure solo apparentemente sono diverse, infatti vedremo come le loro vite possono essere lette quasi in sinossi. Innanzitutto sono nati e vissuti nello stesso periodo storico. Padre Pio nasce nel 1887, Suor Chiara nel 1890. Padre Pio era chiamato dai suoi concittadini il monaco santo, ma anche Suor Chiara era chiamata la monaca santa. Entrambi ebbero forti contrasti con il clero del tempo e addirittura alcune figure ecclesiastiche intersecarono direttamente o indirettamente entrambe le loro vite. Questo come quadro generale. Io direi invece di passare proprio a raccontare la storia, la bella storia di Suor Chiara. Adelaide di Mauro, questo era il suo nome secolare, nacque a Siracusa il 5 luglio 1890. Era la primogenita di sei figli e nonostante fin da bambina avesse desiderato farsi suora, ebbe un rapporto privilegiato con Gesù, con la Madonna, i genitori invece la promisero sposa ad un giovane siracusano, Giuseppe Cortada. E lei alla fine accettò il volere della famiglia. Sposerà Giuseppe nel 1910. Nello stesso anno Padre Pio diventerà sacerdote. Il matrimonio di Giuseppe e di Adelaide non fu un matrimonio d'amore. Infatti Giuseppe lamentava spesso il fatto di non avere le attenzioni che avrebbe voluto da parte della moglie. Nacquero però tre figli, due femmine che morirono prestissimo, una appena nata e l'altra dopo pochi mesi, Lucia e Maria. E un maschio, il secondo genito Alfredo. Il matrimonio di Adelaide e di Giuseppe non durerà molto. Adelaide rimarrà vedova all'età di 29 anni perché Giuseppe si ammalerà di febbre spagnola, tant'è che il medico consiglierà agli sposi di dormire in letti separati. Quindi Adelaide, più di 100 anni fa, viste i drammi che stiamo vivendo oggi noi, quelli della pandemia. Rimasta vedova, aumentarono in lei i momenti di estasi mistica, per cui chiede aiuto e conforto al suo confessore, padre Samuele Cultrera, che le consiglia di entrare in clausura. A Siracusa non esistevano monasteri di clausura, per cui Adelaide si trasferisce a Messina. A Messina i due monasteri allora presenti erano stati entrambi distrutti dal terremoto del 1908 e se ne aspettava l'apertura almeno di uno dei due. Per cui in quel periodo di tempo Adelaide farà brevi ritorni nella sua città natale, preferendo abitare piuttosto che nella casa dei genitori in una grotta che lei definiva la grotta delle rivelazioni, l'anticamera del paradiso la chiamava, perché lì ricevette tante visioni particolari,
un po' come Padre Pio, quando andava a Pietralcina, preferiva stare per molto tempo in una capanna che aveva costruito il fratello e lì meditava anche sulla passione di Cristo. Sor Chiara in quel periodo di tempo entra nella confraternita delle Dame Sacramentine e prende anche i voti di terziaria francescana. Grazie Marilena, adesso ci spostiamo su quello che è il lato francescano di questa straordinaria donna, quindi Adelaide prima di entrare in convento diventa terziaria francescana. Ecco, Tiziana, sappiamo che tu sei una francescana secolare, quali sono poi le caratteristiche di una terziaria nella politica della spiritualità francescana? Buonasera a tutti, sono molto contenta ed emozionata. E dunque, prima di iniziare a parlarvi del terzo ordine, di che cosa si intende con il termine terzo ordine, volevo proprio parlarvi dell'importanza che aveva per Suor Chiara, ma anche per me, e anche ho scoperto in questi giorni per Padre Pio. Infatti egli diede la gestione di Casa Sollievo della Sofferenza proprio inizialmente al Terzo Ordine, negli anni 50. E anche per Suor Chiara il Terzo Ordine era molto importante, e infatti quando lei divenne vedova nel 1919, e poi successivamente diventò terziaria francescana presso la chiesa di San Francesco dell'Immacolata di Siracusa. E nel luglio del 1920, infatti, fu nominata vice segretaria. Quindi vediamo adesso cosa si intende con il termine terziaria francescana. E San Francesco creò tre ordini. Al primo ordine appartengono i frati, al secondo ordine le suore di clausura e al terzo ordine, ordine francescano secolare, i laici, che con la professione appunto ci impegniamo a vivere il Vangelo secondo l'esempio di San Francesco d'Assisi e seguendo la regola che fu approvata dai sommi pontefici dopo il Memoriale Propositi del 1221. E noi francescani secolari dobbiamo osservare il Vangelo di Gesù Cristo impegnandoci ad un'assidua lettura del Vangelo e passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo. E secondo la regola, noi francescani dobbiamo partecipare alla vita sacramentale della Chiesa e soprattutto all'Eucaristia. E così come Gesù scelse una vita povera e umile, San Francesco scrisse nella regola che noi terziari dobbiamo cercare un certo distacco nell'uso dei beni terreni. E molto importante per i francescani secolari è l'accoglienza umile di tutti gli uomini. E inoltre nell'articolo 18 della regola vi è proprio, cioè si basa sul rispetto verso le altre creature animate e inanimate che dell'Altissimo portano significazione, come dice San Francesco. E infatti San Francesco ci guida a vedere nelle cose e negli animali il segno del Signore, vivendo nella fratellanza universale. Adesso mi sposto fuori, così vi continuo a illustrare appunto la spiritualità francescana di Suor Chiara. Bene, grazie Tiziana. Ecco, ci racconterai ancora questo amore per il creato, il francescanesimo. Io credo che tu sarai già arrivata fuori per raccontarci ancora di più l'amore per il creato di questa straordinaria donna. Eccomi qui. Allora, dunque, il Cantico delle Creature fu composto da San Francesco nel 1224 ed è una lode a Dio, un inno alla vita e alla natura. Infatti nel creato è riflessa appunto l'immagine del creatore. E nel cantico San Francesco ringrazia il Signore per le sue creature. E infatti San Francesco amava l'essere umano ma anche gli animali, che chiamava ognuno con il nome di fratello. E dunque gli animali intessevano con San Francesco dei rapporti straordinari, e appunto comprendendo che con lui non avevano nulla da temere. E San Francesco ha vissuto una vita in armonia e nel rispetto di ogni essere vivente, e per noi rimane un esempio da seguire. E Suor Chiara, e allora ancora Adelaide, amava lo spirito francescano e voleva conformare la sua vita a quella del poverello di Assisi. E anche lei, come San Francesco, amava gli animali.
Un giorno, nel 1923, su indicazione di padre Samuele Cultrera, decise di farsi suora nel convento delle Clarisse di Messina. Ma poiché il convento era stato distrutto dal terremoto del 1908 e ancora doveva riaprire, poiché era in ristrutturazione, allora chiese ospitalità per lei e per il figlio al canonico Annibale di Francia, presso l'Istituto del Divinzelo. E Suor Gesulmina, che era delle figlie, una suora delle figlie del Divinzelo, e un giorno raccontò che non riusciva a sterminare un'infinità di formiche che invadevano la cucina. Così lei si accorse ad un tratto che Adelaide collocava delle briciole di pane vicino al buco da dove uscivano le formiche. La suora subito si lamentò con Suor Chiara. E appunto ancora Adelaide, e la suora Adelaide le disse: ma poverine, ma non sono anch'esse creature del Signore che hanno diritto a vivere? Quindi questa testimonianza, anche se nella sua semplicità, per me è particolarmente cara perché rispecchia anche il mio modo di vivere il rapporto con gli animali. Infatti, appunto, posseggo molti animali e curo quelli che sono in difficoltà o sono abbandonati di ogni specie. E appunto qui possiamo vedere, infatti, ecco le mie cavalle che sono proprio qui. Bene, dopo aver fatto cenno allo spirito francescano di Suor Chiara, la Marilena, il suo ingresso nel convento di Messina. Il 14 settembre 1924, Adelaide fa il suo ingresso al monastero di Messina di clausura, prende i primi voti, cambia il suo nome in Suor Chiara Francesca di Gesù Agonizzante, non arriverà però a prendere voti definitivi, voti perpetui, perché verrà rimandata a casa per curare la salute. Cosa succede in quegli anni? Intanto aumentano i momenti di estasi mistica, ma iniziano anche le prime stimmate, le stimmate ai piedi, che vennero fraintese dall'abbadessa che le considerò delle disfunzioni di tipo organico, quindi costringeva la povera suora a continui pediluvi in acqua bollente che non facevano altro che peggiorare quella situazione. Verrà quindi espulsa e vorrei, magari se mi aiuta Rossana, leggere una breve parte della relazione che la badessa inviò al vicario generale a motivo dell'esclusione di Suor Chiara dal convento. Rossana. Dopo 8 giorni della professione semplice, disse di sentirsi male in salute e di aver bisogno d'aria, domandando di andare a Siracusa, città natale, per rifarsi fisicamente e in pari tempo per conferire con persone competenti per la fondazione ivi di un monastero. Difatti, uscì dal monastero e dimorò a Siracusa 5 mesi. Ritornata, non lasciò di ripetere non solo di avere l'ispirazione di fondare un monastero a Siracusa, ma di essere passata da nostro Signore nelle apparizioni. Forse non tutti sanno che anche per Padre Pio si propose un'esclusione dal monastero perché lui aveva chiesto di tornare nella sua città natale per motivi di salute e vi rimase a Pietrelcina per diversi anni, 5-7 anni, tant'è che con fratelli si lamentarono di questo. Solo che nel caso di Padre Pio, la congregazione dei religiosi non accettò la richiesta del superiore generale dell'ordine, ma anzi permise a Padre Pio di rimanere nella sua città finché le sue condizioni di salute non fossero migliorate. Perché dunque questa differenza di trattamento? Ebbene, nei confronti di Suor Chiara vi furono anche dei motivi di gelosia da parte della badessa, che addirittura una volta arrivò a prenderla a calci e a pugni, gridandole: prima io devo farmi santa, non tu. Per cui probabilmente il motivo principale fu quello. Fatto sta che Suor Chiara torna a Siracusa e qui conoscerà quello che poi diventerà il suo direttore spirituale, padre Sebastiano Uccello. Padre Uccello era anche il segretario particolare dell'arcivescovo del tempo, Carabelli. Mentre vicario del tempo era Monsignor Giovanni Musumeci. Musumeci, prima di essere vicario generale a Siracusa, lo era stato a Foggia, ai tempi di Padre Pio.
e si vantava del fatto di aver contribuito a scoprire il trucco posto in essere da Padre Pio, cioè che le stimmate del frate non erano dei doni soprannaturali, ma delle ferite che si autoinfliggeva. E così come aveva scoperto il trucco di Padre Pio, adesso avrebbe fatto nei confronti di Suor Chiara, che lui considerava una visionaria. E di questo tenne anche informato Padre Agostino Gemelli. Inviò a Padre Gemelli una lettera e ne ricevette una risposta tempestiva. Questi documenti, tra l'altro, questi manoscritti, sono custoditi presso l'archivio storico dei Frati Cappuccini. E io pregherei Carmelo di leggere uno stralcio della lettera di Musumeci e la risposta di Agostino Gemelli. Musumeci scrive al canonico Cannarella: «Io non credo a niente di quanto si dice riguardo ad essa. Anzi, sono contento che, come scopersi il trucco di Padre Pio da Pietrelcina, cappuccino, nel convento di San Giovanni Rotondo, quando io ero vicario generale di Foggia, ho potuto ora scoprire quest'altro trucco. Sono essi che si fanno le ferite per apparire stigmatizzati». Quindi Giovanni Musumeci, quando divenne vicario generale a Siracusa, consultò Padre Agostino Gemelli, chiedendogli consigli sul comportamento da adottare nei confronti di Suor Chiara. E così scrisse: «Anche qui, come Padre Pio, abbiamo una donna con le stimmate e soggetta alle estasi. Abbiamo fatto venire il medico locale, che non ci capisce. Le ha fasciato la mano una prima volta con una semplice fascia di garza, poi la seconda con fascia di taftà. Nonostante il sangue si è osservato. Solo la prego di volermi dare istruzioni sul modo di comportarmi. Per ora la cosa è nascosta e cercheremo di tenerla tale, perché guai per noi se si divulgasse. Non potremmo resistere all'assalto. Io, a dirle il vero, in questo caso, son men persuaso di quello di Padre Pio. Sembra identico, ma mi sento profano e non so donde incominciare. Prego anche a nome di Monsignor Arcivescovo di dirigerci voi. La terremo informata di tutto». La risposta di Padre Agostino Gemelli fu tempestiva. «Il metodo che io sempre consiglio al Sant'Ufficio è questo: che la persona venga ritirata in un convento di suore ospedaliere, capaci però di resistere ad ogni suggestione, serie e obbedienti. Porre la persona in questione sotto il controllo di un medico capace di rendersi conto delle sue condizioni. Poi bisogna avere pazienza ed osservare il soggetto per lunghi mesi, togliendo e tagliando assolutamente qualsiasi contatto esterno con qualsiasi persona, non fidandosi di nessuno e dando alla persona suddetta un confessore o un direttore spirituale con la testa quadrata. Queste sono le norme che io seguo. Soprattutto è da togliersi l'importanza ai fatti, in modo che essi non abbiano alcuna risonanza esterna». Infatti Monsignor Musumeci diede incarico ad un medico siracusano, il dottore Randone, di iniziare il controllo sulle stimmate. Questo controllo avvenne in più riprese e in maniera sempre più invasiva. Eppure la relazione finale del dottore Randone fu molto simile a quella che Agostino Gemelli diede nei confronti di Padre Pio. Agostino Gemelli, ricordiamo che disse: «È un blef, Padre Pio ha tutte le caratteristiche somatiche dell'isterico e dello psicopatico». Ma anche Randone, nei confronti di Suor Chiara, dirà che si tratta di un soggetto affetto da crisi isteriche. Quindi, in linea di massima, diedero un po' lo stesso esito. Sappiamo che Padre Pio ricevette la diffida dal Sant'Uffizio e venne ordinato ai fedeli di non credere alle manifestazioni soprannaturali del frate. Ma la stessa cosa avvenne per Suor Chiara. Suor Chiara fu osteggiata dal vicario generale per tutta la sua vita. Addirittura qualche giorno prima della sua morte venne inviata una diffida a tutti i parroci delle varie parrocchie di Siracusa, invitandoli a far sì che non si diffondesse la fama di santità di questa suora, che il popolino chiamava la monaca santa, ma che invece era una visionaria, a suo dire. E Musumeci non solo fece questo, ma si spinse anche oltre,
e vietò al direttore generale, al direttore spirituale, di far visita a Suor Chiara, per cui Suor Chiara morì nel 32 senza avere neanche il conforto del suo direttore. Però nonostante avesse cercato il vicario generale di osteggiarne la fama di osteggiarne e di offuscarne la fama di santità, è rimasto per tantissimi anni vivo il ricordo di questa monaca santa, grazie soprattutto ai carismi ricevuti e alle guarigioni sorprendenti che si sono verificate per sua intercessione, tant'è che poi nell'83, grazie anche al contributo economico di una devota siracusana, è stata aperta la causa di beatificazione nei suoi confronti. Ecco, infatti, se posso aggiungere questo, siamo nel centenario di quella famosa visita che avvenne a San Giovanni Rotondo, era il 18 aprile del 1920, quando padre Agostino Gemelli si recò a San Giovanni Rotondo, insieme c'era proprio Giovanni Musumeci. Agostino Gemelli, ahimè, disse che di aver visto le stimmate, di averle visitate, quando invece non era vero nulla, e poi lo stesso Musumeci va a raccontare quanto aveva visto, in realtà non aveva visto niente, neanche lui. Siamo appunto in questo centenario di quella famosa visita che poi nei mesi a seguire, negli anni a seguire, fece un grande boato, perché diede delle conseguenze dal giorno successivo, perché Gemelli andò a redigere una relazione su quella visita, che era una visita che fece a Padre Pio per motivi strettamente personali, non aveva nessun mandato, non aveva nessuna autorizzazione per vedere le stimmate, per visitare le stimmate, e Padre Pio, ovviamente senza permesso, non gli diede questa autorizzazione. Forse Gemelli, preso da questo rifiuto, cominciò un'azione negativa nei confronti di Padre Pio, definendolo malato, isterico, e poi da lì è nato tutto. Lo stesso Musumeci ha portato quella stessa esperienza, ahimè, in Sicilia, e forse in quell'occasione avrà ascoltato sicuramente, non so, forse Don Andrea ce lo dirà anche dopo, quando avrà l'opportunità di raccontarci un po' gli studi sulla storia di Suor Chiara. Chissà, forse Suor Chiara avrà sentito la presenza di Padre Pio e soprattutto il suo nome da parte di Musumeci nei suoi confronti proprio in quell'occasione. Ma noi andiamo avanti e passiamo direttamente a quanto vogliamo raccontare, ancora a continuare a raccontare di questa straordinaria donna, e lo facciamo con Carmelo, anche perché tanti sono i fenomeni mistici, Carmelo, legati alla figura di Suor Chiara, una tematica importante nella storia del cristianesimo. Quali sono i principali e come possiamo interpretarli nell'ambito della storia religiosa? Una grossa parte del volume di Marilena, sfogliandolo, parla appunto di questi doni di Suor Chiara, che si la fanno inserire pienamente nell'ambito della grande storia del cristianesimo e della geografia, appunto. In particolare la parte centrale, il nucleo centrale del volume, parla di mistica, appunto, che è un argomento molto interessante. La parola stessa, cerchiamo di contestualizzare anche la figura di Suor Chiara nella storia, la parola stessa mistica deriva dal greco mysticus, appunto, che significa nascosto, velato anche. Basti pensare che è la radice della parola misteria, ad esempio, però qua assumono un significato diverso. A volte possiamo dare anche delle sfumature così negative, delle valenze negative alla parola, pensando a qualcosa di patologico che non ha nulla con l'esperienza autenticamente soprannaturale, cose che invece ebbe Suor Chiara, che la portò a una profonda relazione con il divino, con Dio. Aveva una relazione proprio preferenziale che trascende, proprio come è successo anche con Padre Pio e con altri grandi mistici della storia, con le comuni esperienze degli uomini. È l'incontro vero e proprio della creatura con il creatore, attraverso Cristo nello spirito. La mistica di Suor Chiara è anche l'abbandono, il suo totale abbandono all'azione dello Spirito Santo.
è l'azione di Dio che vuole edificare una nuova chiesa per la salvezza di tutti gli uomini. Quindi Dio dona a questi esseri, a questi uomini, a queste donne, dei doni straordinari che elargisce loro. Sono quasi delle persone elette. E questi doni sono anche dei gravosi pesi, dei gravosi incarichi, che li provano profondamente sia nel corpo che nello spirito. E leggendo le pagine del libro ci si può accorgere appunto di questa forte prova che ha Suor Chiara, come quella di tanti altri mistici per l'appunto. E a volte questa parola può destare qualche sospetto, si può pensare a qualcosa di particolare, di riservato, qualcosa di misterioso, con quel soprannaturale così che non riusciamo ad inquadrare bene, e che comunque viene visto come diverso da quella che è la naturalità delle cose. E la mistica è caratterizzata anche da un'opposizione tra il naturale e il soprannaturale, appunto, come abbiamo detto. E da un aggettivo la parola diventa poi successivamente un sostantivo, un nome vero e proprio. E quando parliamo di mistico, di mistica, facciamo riferimento ovviamente a dei doni, a delle grazie eccezionali che queste persone ricevono. Sono delle garanzie quasi di autenticità, di segni distintivi. È la mistica stessa che si incarna in queste persone. Basti pensare alla grande stagione della mistica per l'Europa, che va dalla metà del 500 alla metà del 600, per esempio. È un fenomeno anche extracristiano, non solo nell'ambito della storia del cristianesimo, perché fa riferimento a qualcosa di fuori dal terreno comune, dalla normalità, dalla vita umana, dalla vita quotidiana, ma anche dalla vita religiosa a volte, appunto. Qualcosa di marginale, di straordinario. Cambia la mistica nel corso dei secoli della storia e soprattutto ha un grosso cambiamento dopo i primi 15 secoli del cristianesimo, anche come terminologia. Prima faceva riferimento quasi esclusivamente alla riservatezza, alla dimensione del silenzio. Il significato originario della mistica è quasi esclusivamente legato alla contemplazione. Oggi cambia, ci sono delle parole chiave, ma dobbiamo fare riferimento sempre alle Sacre Scritture, ovviamente. Cito soltanto un breve passo di Paolo Apostolo, la prima ai Corinzi, capitolo 6, dove si parla di unità, dell'esperienza unica con l'uno, appunto, che è la mistica. Ci si unisce al Signore ed è con Lui che si è un solo spirito. Quindi questa unità di spirito è la cifra fondamentale della mistica, nel suo senso più autentico, appunto. E volevo citare soltanto alcune parole chiave della mistica, che poi saranno declinate appunto nell'esperienza quotidiana e terrena di Suor Chiara, dopo, quando vedremo quali sono questi fenomeni nel dettaglio. Cioè le estasi, le visioni, le stimmate, appunto, che l'accomunano con Padre Pio, prove di penitenza anche estrema, doni sovrumani, carismi eccezionali. Basti pensare al fatto che non era sicuramente una donna coltissima, quindi il dono della sapienza, manifestazioni inspiegabili dal punto di vista scientifico. Per concludere, tre altri punti fondamentali. Se noi leggiamo qualche riga dei manoscritti, vedremo anche delle immagini nel corso di questa presentazione, della ricca documentazione dell'archivio, proveniente soprattutto dall'archivio dei frati minori cappuccini di Siracusa, le spigolature che vengono tratte dai diari delle estasi di Suor Chiara. E volevo concludere citando tre parole fondamentali, che sono Eucaristia, Bibbia e donna, citando anche uno studio di un grande studioso di mistica che pubblica i grandi mistici del Medioevo, fra i quali tutti sicuramente ispirati da Francesco d'Assisi, una spiritualità che anche permea la figura di Suor Chiara. L'autorevolezza dell'esperienza fuori dalla Bibbia non è un antagonismo con la Bibbia,
ma è la premessa per capirla. Cito questo studioso, Francesco Santi, che pubblica I grandi mistici del Medioevo. Avviene un dialogo tra quanto sperimentato e rivelato nell'estasi e quanto trasmesso dalla tradizione. Le esperienze del visionario rimettono in circolazione la Bibbia, non come testo normativo, ma come spazio di azione, come spazio intellettuale per i laici e non solo. Tra i mistici, soprattutto le donne, e in questo caso abbiamo un grande esempio di donna, che è Suor Chiara, come le grandi mistiche del Medioevo, l'eredità di Francesco d'Assisi è recepita nel senso del riconoscimento di un'autorità fondata sull'esperienza della persona, dell'Eucaristia, dell'esperienza del Dio vicino, che assume coscienza di sé. È una consapevolezza che va oltre il potere del sapere, va dunque oltre la Bibbia. I mistici infatti spesso nel loro linguaggio parlano di andare oltre la Bibbia, pensiamo ad Angela da Foligno, Margherita da Cortona, queste grandi sante. Avviene così che appunto i mistici di tradizione di ispirazione francescana quasi pongono ai margini la Bibbia, ma non è così, la marginalità non è un rifiuto, è comprendere un linguaggio, una sintassi universale per mostrare delle regole che servono per la costruzione della verità vera. Applicando queste regole si comprende il creato e l'uomo, che sono pervasi completamente da un'energia divina. Questa energia è una relazione con Dio, al suo interno e nel rapporto con l'uomo, una relazione che consiste nella Trinità e nell'incarnazione, compiuta nella risurrezione. Nei mistici vi è la convinzione di poter realizzare un discorso sicuro, ortodosso, che rende veramente intelligibile la realtà umana, basando la propria esperienza, appunto le proprie radici in Dio. Stanno al pari della Bibbia e sentono la congruità dell'esperienza con la Bibbia nella loro persona, con la realtà eucaristica, evitando il conflitto con l'istituzione ecclesiastica, senza però che essa possa esercitare su di loro un potere. In questo essi testimoniano veramente la continuità con Francesco d'Assisi. C'è insieme dolcezza e sofferenza, come si può leggere appunto nelle parole di Suor Chiara e nei diari che vengono custoditi appunto nell'archivio dove ci sono le sue parole. Questa dolcezza e sofferenza che permeano e che attraversano la sua vita, facendole vivere diverse situazioni. Ma il fondamento della sua forza sarà posto dal raggiungimento della sicurezza piena che ogni evento spirituale che la coinvolge nel corpo e nello spirito è davvero la testimonianza della presenza di Dio in essa. Grazie Carmelo. Anna, vediamo più nello specifico, attraverso anche una breve riflessione, una breve catechesi che tu hai preparato, la spiritualità di Suor Chiara, intesa come esercizio delle virtù, in particolare quella della carità. Il mio intervento, diciamo che ha lo scopo comunque di mettere proprio in luce questa spiritualità di Suor Chiara. Una spiritualità molto alta, perché è una figura molto bella, una figura santa che si avvicina proprio alla figura di Gesù Cristo. Devo dire che per capire bene dobbiamo sicuramente fare riferimento a quella che è una delle virtù teologali, che è la carità. Perché la carità, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, all'inno della carità, dice che se parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli e avessi tutti i doni che poi lui ha elencato e non avessi la carità, non sono nulla. E quindi già da qui capiamo l'importanza della carità. E dice anche che la carità è paziente, la carità è benigna, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ma si compiace della verità. E tutto copre, tutto ama, tutto spera e tutto sopporta. Tutto sopporta come ha sopportato Suor Chiara. Io penso che se che si possa fare proprio un,
un confronto per capire quest'animo di Suor Chiara leggendo questo brano di San Paolo. Perché veramente Suor Chiara ha amato come ha amato Gesù Cristo. Cioè, ci chiediamo come è possibile che un essere umano, perché Suor Chiara ha condotto una vita da santa, ma era un essere umano, ha amato come Gesù Cristo. E qui ci viene in aiuto ancora una volta San Paolo alla fine del capitolo, quando ci dice che la carità è la più grande fra tutte, perché la carità ha origini in Dio stesso. La carità praticamente è la natura di Dio, è la sua capacità di amare. Quindi è Dio che attraverso Gesù Cristo e lo Spirito Santo ci dona quella che è la sua capacità d'amare. E quindi noi riusciamo ad amare allo stesso modo di Gesù Cristo, a sua immagine. E questo è quello che ha fatto Suor Chiara. Ha amato esattamente come lui. Mi piacerebbe stasera veramente che arrivasse questa figura di Suor Chiara nella maniera soave, nella maniera dolce come era questa suora. Nel libro che Marilena ha scritto ci sono delle testimonianze e una di queste è di Suor Marianna Caterina Mondello, che diciamo che era presso l'Istituto delle Figlie del Divino Zelo. Quando Suor Chiara è rimasta un tempo in questo convento, la suora diceva che durante quella permanenza lasciò un ricordo indelebile e ha scritto anche qualcosa che rimane a noi per farci capire meglio proprio l'anima bella di questa suora. Voglio leggerlo. Umiltà, silenzio, penitenza, distacco, sottomissione, pazienza, preghiera, bontà eccezionale furono esercitate in pieno da quest'anima bella. Se dovessi chiudere il libro della sua vita, direi: Suor Clara Francesca di Gesù agonizzante è stata un serafino, un turibolo ardente, un fascetto di mazzi, un'anima angelica cui il freccere divino saettò e ferì per trasportarla negli eterni tabernacoli, ove da lassù fa sentire a noi poveri mortali la potenza che le ha dato colui per il quale visse, si sacrificò e morì. Voglio sottolineare questa parte dove dice fa sentire a noi poveri mortali la potenza che le ha dato colui per il quale visse, si sacrificò e morì. Perché, come dice San Paolo, la carità è la più grande delle virtù. Perché? Perché ha origine in Dio. E quindi, Suor Chiara, questo dono lo ha fatto suo nella sua vita e ha vissuto nella maniera simile a Gesù Cristo, proprio perché lo ha veramente interiorizzato. È stato un dono che veramente è riuscita a donare agli altri. Suor Chiara, oltre ad essere questa bellissima figura spirituale, è una donna anche molto forte. Perché? Perché ha donato la sua vita soprattutto ai poveri. È andata tra gli ultimi come Gesù va tra gli ultimi. E questa donna andava in giro nei paesi vicini per andare a chiedere qualcosa da donare ai poveri. Cioè lei dava ai poveri quello che non aveva. Quindi rinunciava a quello che poteva essere qualcosa che poteva tenere per sé per darlo ai poveri.
E questo è vivere esattamente a immagine di Gesù Cristo. Per far capire meglio anche questa natura sua, questa veramente questo offrirsi ai poveri, così come Gesù si è offerto, no? C'è una testimonianza della sorella che scrive: spessissimo mi portava in casa i poveri che incontrava per strada. Prima dava loro da mangiare, poi li ripuliva, liberandoli dai parassiti che avevano in testa. Noi la rimproveravamo dicendole che qualche volta si sarebbe buscata qualche malattia, ma essa sorridendo rispondeva che Gesù vuole così e che quei parassiti erano angioletti. Ecco, questo mi piace, ho voluto leggere anche qualche passo del libro per far capire veramente questa natura, veramente una natura legata veramente a Dio. Suor Chiara, anche per come ha vissuto, cioè per dire, è stata veramente una donna che ha vissuto nella semplicità, nell'umiltà, come diceva Marilena, ha vissuto in una grotta per un tempo, dove il suo giaciglio era un pagliericcio e le sue vesti erano cenciose e i suoi sandali erano consumati. Abbiamo anche delle reliquie bellissime che ci fanno capire veramente l'umiltà di questa suora. Ed è stata una donna mite, che non reagiva ai soprusi, che ha sempre perdonato, è stata paziente, insomma, ha amato il suo prossimo, ha amato gli ultimi, proprio come ha amato Gesù. E per concludere voglio raccontare una bellissima esperienza che abbiamo vissuto proprio alla presentazione del libro che abbiamo fatto ai Cappuccini, nella parrocchia dei Cappuccini, dove durante la messa ha attraversato la navata un uomo che si capiva che faceva parte degli ultimi. Però la cosa bella, io da più di 20 anni che faccio parte di questa parrocchia, era un uomo che non avevo mai visto e non è mai successo che un uomo avesse attraversato la navata e arrivato fino all'altare. Lui è arrivato all'altare, si è seduto lì, ha ascoltato tutta la messa. E quando abbiamo fatto la presentazione del libro, si è seduto accanto al nostro parroco. È stata una visione bellissima, perché il parroco gli ha tenuto la mano tutto il tempo. Io l'ho letta come un segno, come la presenza di Suor Chiara, come se ci desse la sua approvazione, la sua benedizione. Un'altra cosa che voglio dire praticamente è che quando abbiamo fatto un'altra presentazione del libro e ho raccontato questa esperienza, una donna mi ha detto: io credo che quello poteva essere Gesù. Io credo che qualsiasi sia, diciamo, la definizione che uno vuole dare o il significato che uno vuole dare, penso che comunque sia stato un bellissimo segno. Continuiamo con Marilena, parlando anche un po' dei parallelismi con Padre Pio da Pietrelcina e soprattutto anche dei doni soprannaturali di Suor Chiara. Sì, quindi Suor Chiara, abbiamo detto che tra i vari doni che ricevette ci fu quella dell'estasi. Durante l'estasi parlava con Gesù, con la Madonna, con le anime purganti. Ebbe il dono delle stimmate come Padre Pio. Suor Chiara aveva le stimmate alle mani, ai piedi, al costato, alla fronte, tipiche della corona di spine. Aveva anche una ferita intorno al dito anulare della mano sinistra, segno del suo sposalizio mistico. Suor Chiara riceveva la comunione direttamente dalle mani di Gesù. Il giovedì entrava in estasi, le si aprivano le ferite alle mani, ai piedi, al costato, viveva l'intera passione di Cristo, poi alla mezzanotte del venerdì apriva la bocca e un'ostia bianchissima le si poggiava miracolosamente sulla lingua. E questo evento, già di per sé prodigioso,
lo era ancora di più perché avveniva alla presenza di persone, laici, religiosi, credenti e non credenti, che si sono poi trasformati in testimoni oculari dei prodigi che avvenivano in Suor Chiara. Suor Chiara ebbe il dono della profezia, preconizzò la morte prematura dell'arcivescovo Carabelli, cui sarebbe seguita la sua e quella del suo direttore spirituale. Infatti morirono tutti e tre nel 1932, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altra. Tantissimi sono i doni, come già accennato Carmelo, ricevuti da Suor Chiara, però io vorrei soffermarmi, anche se molto brevemente, su alcune analogie con Padre Pio, oltre a quello ovviamente dell'osmogenesi. Entrambi, per esempio, si astenevano dal nutrimento, consumavano pochissime quantità di cibo, pur mantenendo un equilibrio psicofisico normale, normalissimo. Ebbero il dono delle lacrime. Sappiamo che Padre Pio si ammalò agli occhi perché contemplando la passione di Cristo piangeva sempre, ma addirittura Suor Chiara piangeva lacrime di sangue. Anche lì abbiamo tantissime testimonianze di persone che hanno visto e ce l'hanno documentato nelle loro testimonianze. Inoltre entrambi avevano questa ipertermia. Sappiamo che Padre Pio aveva alle volte una febbre così alta che non si riusciva neanche a misurare con i termometri umani, dovevano utilizzare i termometri quelli per gli animali. E così anche Suor Chiara, ma fin da bambina, tanto che la madre alle volte diceva di non poterle stare vicino per il troppo calore. E questo è l'incendio d'amore che è tipico, comune in molti santi. Ebbero entrambi l'amore, un amore filiale nei confronti della Madonna, che Suor Chiara chiamava Mammina mia e Padre Pio Madonnella mia. E poi ebbero entrambi gli assalti da parte del demonio, assalti che avvenivano soprattutto la notte, che venivano anche sentite, insomma, dalle persone con questi rumori di catene. Quasi che il demonio, temendo anime così belle, cercasse in tutti i modi di osteggiarle. Mi fermo qui. Tanti sono anche i miracoli legati alla figura di Suor Chiara, quest'altra tematica fondamentale nella geografia. Carmelo. Sì. Il terzo grande capitolo è legato appunto ai miracoli. Anche in questo caso il miracolo è importante, viene rivalutato nella storiografia ed è un oggetto vero e proprio di storia. E anche in questo caso è intimamente legato alla figura di Suor Chiara. I miracoli nella storia hanno una presenza pervasiva in tutta la storia del cristianesimo, non solo nei secoli passati, ma anche adesso, anche nel Novecento, anche nella vicenda di Suor Chiara. Che cos'è un miracolo in generale? È quando uno o più individui, talvolta addirittura un'intera comunità, come in questo caso, riconoscono delle caratteristiche eccezionali che fuoriescono dai parametri concettuali normali di naturalità, di normalità appunto. In questo lo storico può riconoscere tutta una vasta gamma di esigenze umane, da quelle più propriamente spirituali, cioè il rapporto con Dio, il rapporto con il divino, a quelle materiali, legate proprio ai bisogni primari di sopravvivenza. Protezione dai pericoli, dalla fame, dalle malattie, dalla morte. Pensiamo a questo periodo che stiamo vivendo, come sia contingente appunto questa l'oggetto miracolo appunto. Nel miracolo proprio si riassume la complessità della vita individuale e sociale. E anche in questo caso possono essere letti sotto quest'ottica i miracoli di Suor Chiara. Per chi si occupa di storia, il miracolo spesso ha incontrato delle difficoltà perché non è stato oggetto di una vera e propria ricerca storica da parte della storiografia moderna. Soltanto con la filosofia razionalistica, con Spinoza, Hume per esempio, il miracolo diventa indagine storica vera e propria. E poi anche con tutta la storiografia successiva,
con le critiche della riforma, la cultura illuminista, i progressi della ricerca scientifica, sono tutti elementi che si intrecciano tra di loro, che sono interessanti per capire cosa sia il miracolo. Citiamo anche in questo caso quali sono i riferimenti principali dei miracoli. Ovviamente sono le Sacre Scritture e Cristo, sono i Vangeli. Basti pensare al capitolo 1 di Luca, il prologo di Luca, quando si dice: poiché molti si sono accinti a comporre una narrazione degli avvenimenti compiutisi in mezzo a noi, come ci hanno trasmesso coloro che fin da principio ne sono stati testimoni oculari e sono divenuti ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver fatto diligenti ricerche su tutte queste cose, fin dalle loro origini, narrarle per iscritto, con ordine, o Teofilo, affinché tu riconosca la verità degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi vengono messi per iscritto da testimoni oculari questi fatti. Oppure Matteo 14, quando si parla appunto di Cristo, che riassume il potere della mediazione con Dio, già presente nei profeti, divenne l'operatore per eccellenza dei miracoli. Costui è Giovanni Battista, esclama Erode, è risuscitato dai morti e per questo in lui si manifesta la potenza dei miracoli. Questo Matteo 14. Qua c'è il fondamento di una lunga tradizione, appunto, basata sulla testimonianza resa da coloro che sono stati testimoni degli eventi, appunto, memoria e insegnamento e trasmissione verso gli altri. Narra Luca, per esempio, della donna che si avvicinò a Gesù, gli toccò la frangia del mantello e subito le si arrestò il flusso del sangue. Gesù domandò: chi mi ha toccato? Mentre tutti si scusavano, Pietro disse: la folla ti circonda e ti si accalca d'intorno. Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, perché io ho sentito che una forza, in greco viene usato il termine dynamis, forza, in latino virtus, è uscita da me, Luca 8. Quindi i testimoni propongono una spiegazione naturale, ma la donna è guarita e l'inconsapevole taumaturgo sanno che il contatto non è rimasto nei limiti della fisicità, ma ha captato un potere vero e proprio. E così accade in tutta la storia del cristianesimo, dei santi. E, come Gesù, appunto, ci sono questi eroi della fede che hanno manifestato i segni del loro rapporto privilegiato con Dio. E così c'ha a inizio una storia complessa, dalla quale emerge una costante, la necessità di provare il miracolo attraverso dei testimoni degni di fede, per poi renderli pubblici, di conservarne la memoria attraverso appositi strumenti, scrittura soprattutto, come nel caso di Suor Chiara. Ci sono tantissimi diari, come abbiamo detto, come la sua consorella, Suor Diletta, appunto, che registra tutti questi avvenimenti miracolosi, immagini, rendendoli fruibili a noi tutti, a individui, a gruppi, a comunità. Ogni scrittura agiografica assume valore testimoniale, lo confermano tante tipologie, tutte le tipologie di fonti relative alle varie categorie dei santi, appunto. Questa tradizione che è ininterrotta nella storia del cristianesimo testimonia la preoccupazione di conservare la garanzia della verità, la memoria dei miracoli, nella persistente consapevolezza che essi siano il luogo dell'incontro fra naturale e soprannaturale, fra uomo e Dio. E questo fa dei racconti dei miracoli un osservatorio privilegiato per lo storico, che vuole ricostruire la storia di una società nelle sue diverse articolazioni economiche, culturali, istituzionali. Per questo anche sono importanti i miracoli che adesso vedremo, che elencheremo di Suor Chiara, proprio perché ci permettono di collocarla in un preciso contesto storico e di ricostruire anche la storia della città di Siracusa e delle persone che erano attorno a lei. Infatti, subito ci introduci nell'argomento, siamo verso la conclusione, nell'argomento dedicato ai miracoli, ce ne parla Rossana. Suor Chiara è profondamente inserita in questo quadro, come del resto Padre Pio, possiamo quindi accennare a qualche guarigione attribuita all'intercessione di Suor Chiara, Rossana. Si sono numerose le testimonianze di guarigioni avvenute grazie all'intercessione di Suor Chiara, sia mentre era in vita sia dopo la morte, verificatesi dopo la recita della novena o la preghiera davanti alla foto, o addirittura la presenza di una reliquia della monaca santa
ma questi eventi hanno tre elementi in comune. Si sono verificati per intercessione, infatti Suor Chiara non intende sostituirsi a Dio, pregando, se possibile, in famiglia e con fede. Le reliquie possono infatti avvicinare alla fede, ma non sostituirsi ad essa, non sono dei talismani da vedere in senso scaramantico. Sappiamo che anche Padre Pio, quando si accostava agli ammalati, si accertava come prima cosa che fossero guariti nell'anima, prima di occuparsi della salute del corpo. Suor Chiara aveva particolarmente a cuore le richieste delle mamme e nei confronti dei bambini, come evidenzia anche il numero di testimonianze raccolte sull'argomento. Ricordiamo in particolare alcune, ad esempio Sebastiana Lombardo, che assieme al marito, dopo ben 11 anni di matrimonio senza figli, si rivolsero a Suor Chiara mentre era ancora in vita alla ricerca di una gravidanza. Suor Chiara, che come abbiamo visto aveva tanti doni, anche il dono della profezia, preconizzò anche delle croci per questa donna, ma ella rispose che le accettava volentieri. Propose allora di recitare il rosario assieme al marito, quindi vediamo l'importanza della preghiera, e ben presto nacquero tre figli. La profezia di Suor Chiara però si avverò, anche perché questa donna rimase ben presto vedova e uno dei figli avuti morì in maniera tragica in un incidente. Un altro episodio è quello di Nannina Grasso, una donna affetta da cecità, madre di ben 8 figli. Racconta di essersi rivolta a Suor Chiara non tanto per se stessa, quanto proprio per vedere questi suoi figli e dare loro l'aiuto che occorreva. A lei Suor Chiara apparve in sogno, un sogno foriero di speranza e di guarigione, così come avvenne ben presto. Ma molto toccanti sono le guarigioni di numerosi bambini, come il figlio di Giuseppina Caraffa, affetto da paralisi infantile in forma grave sin dalla nascita. Quando il bambino aveva già 3 anni, la madre venne a conoscenza in maniera casuale, anche se sappiamo il caso non esiste, della novena nei confronti di Suor Chiara. Pregò con fede e proprio dopo le ultime preghiere, recitate in maniera accurata, il bambino guarì in maniera improvvisa e completa. Anche la figlia del coniuge Vaccaro aveva una situazione molto difficile, addirittura i migliori medici della città non erano riusciti a trovare una soluzione, era ormai in fin di vita, colpita da una febbre altissima. I genitori ebbero il dono di ricevere in prestito una reliquia di Suor Chiara. Appena la appoggiarono sul corpo della piccina, ella migliorò in maniera istantanea e la dottoressa che la visitò per prima affermò: questa bambina è viva per miracolo, quindi la scienza che si ferma davanti a questi episodi straordinari. Probabilmente Adelaide Di Mauro era così sensibile di fronte alle richieste di mamme, perché la stessa era una mamma, come ci ha accennato Marilena, ebbe ben 3 figli e solamente uno di questi, Alfredo, riuscì a sopravvivere e con lui Adelaide ebbe un rapporto molto particolare che portò ben presto in un piano soprannaturale, non era solamente il rapporto madre-figlio, ma un rapporto direi quasi fraterno, perché ella sentiva che lui era innanzitutto figlio di Dio. Questo fra i tanti sacrifici fu forse il più grande che le venne chiesto, quello di staccarsi anche dall'affetto materno per suo figlio fare la volontà di Dio, perseguire fino in fondo la sua strada. In un primo momento probabilmente ella non voleva accettarlo, cercò di conciliare la situazione. Quando si recò a Messina
e fu ospitata presso l'istituto del Beato Annibale di Maria di Francia, portò con sé il bambino ospitato in un altro istituto, ma ai primi segni di disagio del bambino lo riprese con sé. Una suora le disse che doveva rinunciare al figlio se voleva dedicarsi totalmente a Dio per questa strada. Ma ella non voleva che lo rinchiudessero in un orfanotrofio, voleva affidarlo solo a mani sicure e infine lo affidò alla sorella Virginia e al cognato che ancora non avevano bambini. Quindi sentiamo riecheggiare le parole evangeliche, chiama il figlio, la figlia più di me, non è degno di me. Però ecco, non era appunto solamente un privarsi di questo figlio, ma il vederlo veramente in un'ottica più ampia. Infatti, fu proprio lui, probabilmente l'ultimo a vederlo, uno degli ultimi a vederla prima di morire, l'11 settembre del 32. Sappiamo che era proibito far visita a questa suora e gli riuscì comunque ad intrufolarsi, tanto era il legame fra i due, e lui consegnò queste parole sul Chiara di Mauro: Figlio mio, la tua mamma è la Madonna, chiamala che ti aiuta. Innumerevoli sono anche, come è noto, le grazie ricevute pregando San Pio da Pietrelcina, lo sappiamo, a fine giorni nostri, ma menzioniamo la guarigione del piccolo Matteo Pio Colella di soli 7 anni nel 2000, che ha fatto avanzare la causa di canonizzazione di Padre Pio. Quindi anche Padre Pio ha questo rapporto speciale con i più piccoli, i più innocenti. Il bambino era affetto da meningite fulminante con delle complicazioni, la compromissione di ben 9 organi, che è ritenuta una causa di morte certa. Padre Pio gli apparve in sogno, lo rassicurò che sarebbe presto guarito e così avvenne in maniera inspiegabile per i medici. Ecco, quindi mi piace evidenziare come spesso il Signore si serva proprio dei più piccoli per manifestare in maniera inequivocabile la sua grandezza. Bene, grazie Rossana. Quindi ora ascoltiamo anche la voce della Chiesa, perché Don Andrea ci racconterà un po' a che punto è questa causa, un po' ripresa, ma soprattutto anche per lui si è imbattuto in questa donna, madre, vedova, religiosa. Ecco, che cosa ci puoi dire in veste di postulatore, ma anche d'altro canto di sacerdote impegnato, quanto è importante la figura di Suor Chiara per la stessa Siracusa e anche per tutti coloro che si affacciano la prima volta e quindi anche coloro che ci stanno guardando in questo istante, qual è il messaggio che oggi ci sta dando Suor Chiara? Mi piace iniziare con le parole che Papa Francesco ha scritto nella esortazione apostolica Gaudete et Exultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, dove Papa Francesco dice che la santità è il volto più bello della Chiesa. Ecco, se volessi riassumere quello che è stata Suor Chiara per la città di Siracusa, per la storia della Chiesa di Siracusa, ma credo per la Chiesa universale, è proprio questo. Suor Chiara, come tutti i santi che veneriamo all'interno della Chiesa Cattolica, ecco, rappresenta questo volto bello. Questo volto bello che è chiaramente radiazione del volto bello che poi è quello di Cristo, che a sua volta è il volto di misericordia del Padre, come lo stesso pontefice ci ha ricordato più volte. Il processo di beatificazione e di canonizzazione prevede una serie di tappe. La prima tappa è normalmente la fase in cui si valuta la fama sanctitatis, cioè quanto l'esempio eroico, potremmo dire la vita vissuta di fede del servo di Dio, ecco, ha avuto un impatto, potremmo dire, nelle comunità cristiane. Papa Francesco, sempre nella Gaudete et Exsultate, ci dice che esistono tutta una categoria di santi che sono da annoverare tra i santi magari non venerati sull'altare, ma che hanno vissuto in modo santo
la loro esistenza. E i santi della porta accanto, Papa Francesco. Ma in questo credo che sia una cosa importante, perché il servo di Dio, per iniziare appunto l'iter del processo, deve esserci questa fama sanctitatis. Ecco perché secondo me non ci deve stupire il fatto che dalla morte di Suor Chiara di Mauro fino all'inizio del processo, l'apertura diciamo della fase diocesana d'inchiesta per la beatificazione e la canonizzazione, sono trascorsi ben 51 anni. Questo è perché è il tempo, potremmo dire, di gestazione. Normalmente nella Chiesa non si ha mai una santità, come dire, lampo. Qualche caso c'è stato, ma per una santità riconosciuta a livello, potremmo dire, mondiale, come è stato per San Giovanni Paolo II, quindi lì c'è stato un iter abbreviato, potremmo dire, per la santità. Ma di norma, nella sapienza della Chiesa, diciamo che la gestazione per i santi è sempre una gestazione abbastanza lunga. E questa è prova del fatto che, pur passando 51 anni dalla morte, la fama sanctitatis ancora era lì, ancora c'era. C'erano ancora testimoni che avevano de visu, quindi che avevano conosciuto personalmente Suor Chiara, altri che ne avevano sentito parlare, quindi de udito, e chi aveva fatto esperienza appunto anche di guarigioni, così come ci hanno già detto chi mi ha preceduto. Quindi questa prima fase a Siracusa si apre il 16 luglio del 1983, quando l'allora vescovo Monsignor Calogero Lauricella, in modo solenne in cattedrale, apre l'inchiesta diocesana sulle virtù, perché un altro aspetto delle cause di beatificazione è proprio questo, che può essere fatto o sulle virtù o sul martirio. Chiaramente sul martirio entriamo in un'altra dimensione, che è appunto quella riguardante coloro che sono morti per la fede, quindi sono morti perché cristiani, perché si sono professati cristiani. Qui ci troviamo invece sull'aspetto delle virtù, quindi coloro, Suor Chiara, insieme a quei santi che hanno vissuto le virtù cristiane in modo esemplare. Il processo appunto si apre nell'83 fino, potremmo dire, al 97. In realtà c'è una prima stasi che si ha con il cambio del vescovo, perché nel 1989, alla morte di Monsignor Calogero Lauricella, subentra il nuovo arcivescovo, che sarà Monsignor Giuseppe Costanzo. Quindi lì c'era stata una prima fase di stallo, ma il processo poi continua fino al 97. Nel 97 poi, diciamo, si interrompe. Questa non è un'interruzione dettata dalla congregazione, perché attualmente la causa presso la congregazione per le cause dei santi è ancora aperta, quindi non c'è stato nessun divieto da parte della congregazione. Semplicemente c'è stato una sorta di rallentamento per una serie di avvicendamenti che si sono avuti. La morte del postulatore, ad esempio, che a suo tempo era Monsignor Annino, probabilmente anche coloro che erano gli attori della causa, perché una causa normalmente parte perché c'è un attore, cioè colui che chiede che venga fatto un processo per chiarire le virtù di quel servo di Dio, che in principio si presuppone, insomma, fosse appunto il convento di Santa Lucia al Sepolcro, mentre sotto l'aspetto economico finanziata dalla signora Giuseppina Sirchia. Probabilmente tutti questi avvicendamenti vari hanno portato poi a un rallentare, fin quando appunto abbiamo avuto una stasi. Seppur ci sono stati attualmente, noi siamo in possesso di tutta una serie di atti processuali, quindi le persone sono state ascoltate, abbiamo testimonianze giurate, chiaramente, che sono state già raccolte, e oggi noi ci troviamo in una fase di ripresa. Di ripresa significa innanzitutto dalla decisione di chi è l'attore, ecco, di chi diventa ora l'attore della causa, di conseguenza la nomina del postulatore, perché il postulatore altro non è che, potremmo dire volgarmente, un avvocato dei santi, quindi colui che deve difendere e portare avanti la causa, quindi il processo, e rimaneggiare quello che è il materiale che abbiamo. Personalmente mi sono informato in congregazione per la causa dei santi dell'iter da seguire, e chiaramente loro mi hanno detto: al di là del materiale già raccolto, è necessario chiaramente fare delle ulteriori, potremmo dire, un'indagine suppletoria o suppletiva, come viene chiamata, sia sull'aspetto
della storia della santa, quindi se ci sono della serva di Dio, scusatemi, se sono emerse altri elementi, sia per quanto concerne la fama di santità, se ancora presente nel popolo, nelle comunità cristiane, e in caso anche risvegliare questa fama sanctitatis chiaramente all'interno del contesto ecclesiale, sia l'aspetto dei fenomeni, avete già parlato voi dei fenomeni mistici che aveva Suor Chiara, così appunto come ricordo appunto Padre Pio, ricordo anche, mi piace sottolinearlo, che in realtà Siracusa con Padre Pio ha più di un contatto, che non è solo, sappiamo bene, la figura di Suor Chiara di Mauro, ma anche della Madonna delle Lacrime, quindi sappiamo che in realtà, ecco, c'è un filo rosso che lega un po' Siracusa con la realtà appunto di Padre Pio e quindi di chi appunto segue questa figura di questo santo veramente straordinario, così come poi anche Papa Francesco nell'anno della misericordia ci ha richiamato con il suo esempio. Questo aspetto appunto che dicevo del procedimento è quello che in la fase in cui attualmente ci troviamo. Ricordo che tutto il procedimento è dettato da norme chiare, canoniche, il documento sul quale, quindi la normativa che noi oggi attuiamo come postulatori è quella di Benedetto XVI del 2007, che è la Sanctorum Mater, all'interno della quale appunto troviamo tutti gli step necessari per quello che è appunto l'iter da seguire, sia per le inchieste appunto diocesane, sia per la fase romana. Una cosa che non ho sottolineato prima e vado alla conclusione era appunto questo. Il processo normalmente si divide in due fasi. La prima fase, denominata fase diocesana, la seconda è la fase romana. Quindi prima si fa un processo all'interno della diocesi, si raccolgono tutti gli atti di norma. Quando la fase diocesana è conclusa, tutto il materiale che è stato raccolto viene spedito attraverso dei pacchi particolari, con la cera lacca, perché c'è tutta una procedura per la chiusura della fase diocesana, inviata alla Congregazione per la Causa dei Santi. A sua volta tutto quello che è contenuto in questi plichi viene visionato dalle commissioni in seno alla Congregazione, sia gli storici, sia i teologi, in questo caso anche la Commissione per i Fenomeni Mistici. Se tutto, ecco, risulta coerente, senza dover fare ulteriori ricerche o ulteriori indagini suppletorie, viene portato alla presenza dei cardinali della Congregazione per il placet. Se passa anche quel placet, chiaramente arriva al Santo Padre, poi siamo lì nella dirittura di arrivo, in quale nel momento in cui il Papa decide, se appunto dopo aver ascoltato anche gli altri cardinali, se iscriverla nel calendario dei beati o meno, e così poi nella fase della canonizzazione. Voglio concludere con una cosa che una parte sempre della Gaudete et Exultate di Papa Francesco, nel quale lui dice proprio queste testuali parole che vi leggo. Tra le diverse forme voglio sottolineare anche il genio femminile. Si manifesta in stili femminili di santità, indispensabili per riflettere la santità di Dio in questo mondo. E proprio anche in epoche nelle quali le donne furono maggiormente escluse, lo Spirito Santo ha suscitato sante il cui fascino ha provocato nuovi dinamismi spirituali e importanti riforme nella Chiesa. Possiamo menzionare Santa Edelgarda di Bingen, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila o Santa Teresa di Lisieux. Ma mi preme ricordare tante donne sconosciute o dimenticate, le quali ciascuna a suo modo hanno sostenuto e trasformato famiglie e comunità con la forza della loro testimonianza. Io credo che tra questi stili di santità menzionati da Papa Francesco può essere annoverato anche l'esempio luminoso di Suor Chiara Francesca di Gesù Agonizzante. Grazie Don Andrea, lo speriamo tutti. Intanto noi abbiamo terminato, quindi ringrazio Anna Fazio, ringrazio Tiziana Conigliaro, ringrazio Carmelo Scardura, ringrazio Rossana Petrillo, ringrazio Don Andrea
Zappulla e ringrazio anche Marilena Mangiafico che ha così organizzato e promosso questo incontro. Ecco, giusto una chiusura, Marilena, un tuo auspicio, così concludiamo anche questa Zoom Live che abbiamo, e ringraziamo anche soprattutto coloro che ci hanno ascoltato, ricordando a tutti che possono andare a conoscere meglio Suor Chiara anche attraverso il tuo libro, Suor Chiara di Mauro, una mistica tra il chiostro e il secolo. A te, Marilena. Aggiungo che si possono trovare notizie su Suor Chiara anche sul sito web a lei dedicato, www.suorchiaradimauro.it, sulla pagina Facebook. Ovviamente l'auspicio mio è che la fama di santità di Suor Chiara possa varcare i confini di Siracusa e che la causa di beatificazione possa presto essere ripresa, anche perché penso che nella sua fase diocesana sia ormai conclusa. Quindi probabilmente è un argomento che magari Don Andrea non ha voluto toccare, però portare avanti una causa di beatificazione, quindi in questo caso il passaggio dalla fase diocesana alla fase romana, è una fase anche costosa. Abbiamo detto prima che la causa di beatificazione fu iniziata anche grazie al contributo economico di una devota siracusana, la signora Silvia Leone. Adesso probabilmente ci vorrebbero anche dei contributi per far sì che il processo possa andare oltre. Tra l'altro nel 1999 il corpo di Suor Chiara è stato traslato dal cimitero di Siracusa, è stato trasferito, come abbiamo detto prima, nella Cappella di Santa Rita all'interno della chiesa, proprio per agevolarne la devozione popolare, la preghiera da parte dei fedeli. Per cui penso che ormai non so neanche quale possa essere l'ostacolo, se non forse solo quello economico. Don Andrea, correggimi se sto dicendo un'assurdità, ma mi pare che non ci siano molti ostacoli al fatto che questa causa possa andare oltre. Sì, questo credo che sia un elemento importante, perché chiaramente ci sono anche dei costi che devono essere sostenuti. La fase diocesana, siamo appunto a conclusione, bisogna semplicemente rimettere insieme tutti gli atti, produrre tutte quelle che è la documentazione che la congregazione attualmente ha bisogno per portare avanti la causa e quindi procedere. Io dico, mi permetto di aggiungere anche non solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto proprio della preghiera, dell'intercessione. Quindi se già ciascuno di quelli che sono in ascolto ecco, si impegneranno a pregare per l'intercessione di Suor Chiara, ma anche affinché la causa di beatificazione possa andare a buon fine, credo che questo già sia un grosso aiuto anche per noi postulatori, al di là dell'aspetto economico, che chiaramente è un aspetto importante e quindi anche, come dire, bisogna raccogliere dei fondi che possano aiutare lo svolgimento della causa, e quindi questo chiaramente diventa l'invito anche per ciascuno. Ma non ci dimentichiamo dell'aspetto della preghiera, che è una cosa importante, e chiunque, ecco, ricevesse anche, possiamo dire, delle grazie, qualsiasi cosa, ecco, sono invitati a contattare la postulazione, quindi a contattare il sottoscritto o appunto Marilena in quelli che sono i contatti sia delle pagine Facebook eccetera, perché questo non può che annoverare, ecco, posso, come dire, aggiungere materiale a quello che già siamo in possesso in questo periodo. A me è capitato, ecco, di una coppia di sposi che si era rivolta e poi hanno concepito un bambino, quindi ecco, se questo credo sia una cosa essenziale, l'intercessione anche a questa serva di Dio, è chiaramente unito all'aspetto economico che ahimè c'è, e quindi dobbiamo comunque far fronte anche a queste spese. Bene, io ringrazio tutti voi che appunto Suor Chiara ci dia la possibilità, e soprattutto auspichiamo affinché anche lo stesso Padre Pio possa in un certo senso spingere Suor Chiara
verso gli onori degli altari. Ecco, grazie a tutti voi. Per ogni tipo di informazione, il sito internet, come ha ricordato e che vediamo in sovraimpressione, il sito internet e poi anche la pagina Facebook che ci riporterà da Suor Chiara, e lì possiamo anche attraverso post o anche video conoscere meglio la sua vita. Grazie, grazie a tutti voi e buona serata. Buona serata.